Nuovo episodio della Dream Team Challenge. Quest'oggi abbiamo un super ospite, il buon Seekwolf. Ciao a tutti ragazzi, sono pronto a cimentarmi in questa nuovissima avventura. E allora io direi cambio schermata, spieghiamo le regole e iniziamo. Allora raga, nuovissimo episodio di questa serie. L'ho già fatto con altri youtuber, l'ho fatto addirittura contro un fan. Io di solito me la cavo, riesco quasi sempre a vincere, quindi vediamo se cosa combinerà. Vi spiego in breve cosa dobbiamo fare. Avremo la squadra peggiore di tutta la Premier League, quindi in questo caso il Bournemouth. Avremo 1 miliardo di budget, ma solamente 11 minuti di tempo per fare gli acquisti, quindi tendenzialmente potremo prendere un campione ogni minuto. Vi dico che non sempre si riescono a prendere tutti gli 11 giocatori, lo dico anche a te Simone, perché fidati che è veramente complicato. Dopodiché cosa andremo a fare? Sia io che il mio sfidante, in questo caso Seekwolf, andremo a simulare una stagione e vedremo come saremo arrivati in classifica. A questo punto, in base alla differenza di punti che ci sarà tra me e lo sfidante, o magari tra lo sfidante e me, dipende chi arriva più in alto, uno dei due perderà dei giocatori, secondo la tabella che state vedendo adesso a schermo, che vi vado a leggere. Ok, io sono carichissimo. Se per esempio ci sono 1 o 2 punti di differenza, il giocatore che è sotto in classifica perderà solamente un giocatore. Se ce ne sono 3 di punti, si perderanno 2 giocatatori e via dicendo. Fino al caso estremo, dove se ci sono più di 20 punti, si perdono tutti gli 11 giocatori che si sono comprati. Ma a cosa serve perdere questi giocatori? Beh, semplice, perché questa sfida non la vincerà chi arriverà più in alto in classifica. Ma dopo questa simulazione andremo a fare una partita 1 contro 1, dove uno dei due avrà la squadra al completo con tutti gli acquisti che è riuscito a fare, l'altro invece, quello arrivato sotto in classifica, avrà la squadra con alcune defezioni. Per esempio, se sarà arrivato 3 punti sotto, dovrà cambiare 2 giocatori di quelli che ha acquistato con quelli della formazione originale del Bournemouth. Simo, tutto chiaro? Tutto chiaro, sono pronto. Sei pronto? E allora io direi che possiamo iniziare la Dream Team Challenge contro Seekwolf. Let's go. Allora, ci siamo, siamo dentro il menu. Seek, mi confermi che anche te è 1 miliardo? Mamma mia, quanti soldi. Quanti soldi per il Bournemouth, però purtroppo avremo solo 11 minuti di tempo per spenderli tutti quanti. E allora io ti auguro buona fortuna e diamo il via a questo mercato da sceicchi, ma in modalità super 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 veloce. Let's go, ciao Seek, a dopo. Allora ragazzi, andiamo. 11 minuti, in realtà ho già perso 8 secondi per mutarmi su Discord. Aiuto, non mi ricordo mai. Qua non ho tempo di mandare gli osservatori. Voglio cercare di fare colpi diversi dal solito. Allora, in porta però si prende sempre Neuer, perché raga, per una stagione Neuer va benissimo. Questa volta cerco di metterli prima tutti nei preferiti e poi vado a fare gli acquisti. Non so se è una buona idea, però vabbè, anzi no, facciamo reparto per reparto. Terzino destro, giocheremo col 4-3-3, Quadrado, che però gioca come D, quindi nella simulazione potrebbe non essere buono, perché bisogna prendere giocatori sia che vanno bene nella simulazione, perché bisogna arrivare davanti per non perderli, e sia poi che vanno bene in game. Mettiamo un Di Lorenzo, raga, stavolta voglio investire molto sull'attacco. Centrali mettiamo Bremer, che mi trovo benissimo ad usarlo e costa poco, cioè poco relativamente, però mi piace benissimo. E mettiamo al suo fianco Smalling. Vado molto a risparmio, raga, vado molto molto a risparmio, perché voglio fare tante cose belle davanti. Poi Smalling costa pure poco e dovrebbe essere in scadenza. 32 anni, perfetto. Allora ci siamo ragazzi, cerchiamo di rifare tutta la squadra dall'inizio, dobbiamo essere molto veloci. E io direi di andare direttamente a prendere, tanto questa carriera non è una carriera dove bisogna necessariamente avere giocatori che poi diventeranno futuribili, basta arrivare in alto. Proviamo subito a prendere Messi, che tra l'altro è in scadenza, quindi proviamo ad offrirgli tipo 45 milioni di euro, ma non stiamo nemmeno troppo a pensarci, 49 ci va bene, abbiamo 1 miliardo ragazzi, possiamo spendere circa 100 milioni a giocatore. Messi sarà la nostra ala destra, immaginiamocela con un 4-3-3 questa squadra, e quindi subito andiamo a prendere Messi, non diciamo mandiamo gli altri a fare il contratto, lo facciamo noi. Harry Kane, andiamo a prendere Harry Kane davanti, andiamo a prendere Harry Kane davanti, dai. Poi proviamo a prendere le 3 punte e subito il portiere, che quelle secondo me sono le cose che bisogna fare più rapidamente possibile. Kane è un 89, vale 105, ma può valere anche fino a 120. Non dobbiamo mai farci dire di no, quindi andiamo subito, facciamo 130, anche i soldi ce li abbiamo, non sono un problema. Vediamo che ci dice, 134, ci va bene, ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa. Terzino sinistro, io non prendo Teo raga, ma vado su Spinazzola, no perché gioca fuori ruolo, vado su Parisi. Ancora una volta vado su Parisi, che dovremmo pagarlo sui 40 milioni, perfetto. Ora, detto ciò, faccio questi 5 acquisti raga e poi vediamo quanti soldi avanzano. Ok, 3 milioni per Neuer, vediamo, accettato, perfetto. 36 milioni per Di Lorenzo, accettate, perfetto, così mi piaci, così mi piaci. Abbiamo tanto budget poi per il reparto offensivo. 54, accettate subito. 55,3, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Smalling,
18 milioni, pensavo di pagarlo tipo 12. Vabbè, ogni secondo è fondamentale. 22 ne vogliono, ok. Finché mi fate voi la proposta, io devo solo premere accetta, va bene. Parisi, raga, a memoria, secondo me sono 30 i milioni che vogliono, perché qua non me lo dice. Facciamo 30, vediamo che mi dicono. Ok, vogliono semplicemente la clausola di vendita. Perfetto, perfetto. Neymar Junior, ragazzi. Neymar Junior, andiamo a prendere anche Neymar Junior dalla lista. Stiamo perdendo secondi importanti anche solo a parlare. Dopo aver preso Neymar Junior, penso che andremo su Neuer. Quindi vai con Neymar, c'ha 30 anni, 99 milioni, gli offriamo anche a lui 130 sicuramente, così almeno andiamo sul sicuro e ce lo portiamo a casa. Vediamo se accetta subito. 130 milioni per Neymar, 131,7, non dicono mai di sì subito, ci prendiamo Neymar immediatamente. Allora, poi ricordiamoci che qua ogni giocatore che ci permette di arrivare più sotto, poi ci tolgono dei giocatori, quindi Neuer lo andiamo a prendere subito, 36 anni, attenzione perché vabbè, non ci frega niente che potrebbe calare. Neuer, ragazzi, vale 2 milioni e 6 Neuer, mamma mia. Però mi sa che c'è un bug, quando entriamo chiedono di più. Io gliene offro 10, vediamo che ci dicono. Ok, hanno accettato, non c'era nessun bug, ce lo davano pure a due spicci in realtà Neuer. Mi auguro che non cali. Voliamo, siamo sotto i 7 minuti. Marquinhos, anzi siamo sopra i 7 minuti. Marquinhos è il primo nome che mi viene in mente. Allora, Marquinhos, lui, non possiamo manco sbagliare mai, 86 milioni di euro, non è in scadenza, ne offriremo circa 110 per provare a prendercelo. Dobbiamo chiudere sopra i 6 minuti, quindi ho detto 110 per provare a prenderselo. Dai, accettano 110, perfetto, anche per lui è fatta. Ok raga, mi spiace ma devo prendere Kanté, so che Kanté l'ho già preso in un'altra volta, ma devo prendere Kanté come mediano, perché costa poco, cioè poco relativamente, però è molto forte, soprattutto in game. Manca un altro centrocampista centrale, raga, io non ho la minima idea, quindi facciamo il vecchio metodo dei vecchi FIFA. Ruolo, centrocampista centrale, campionato, mettiamo Premier League, dai. Mettiamo Premier League, vediamo chi esce fuori. C'è De Bruyne, che però ci costa troppo. Eriksen, che non mi fa impazzire. Fred, raga, Fred molto. Enzo Fernandez, vai, andiamo su Enzo. Andiamo su Enzo, prendiamo loro tre e poi vediamo un attimo quanti soldi ci avanzano in base a quello che abbiamo, come giocare davanti. Buono, buono, mi piace. Potrebbero avanzarci fin troppi soldi, ne abbiamo ancora 800, raga, sì. Possiamo strafare, raga. Ok, 39 per McAllister, andata. Possiamo prendere Mbappé Haaland davanti, ve lo dico, per la prima volta forse. Lui ne vogliono 70, facciamo 60, vediamo che succede. Ok, perfetto, accettato. Manca Enzo Fernandez. No, non ci danno Enzo Fernandez. Questo complica tutto, raga. Se non ci danno Enzo Fernandez, vabbè, raga, i soldi ce li abbiamo in realtà. Andiamo su De Bruyne, dai. Andiamo su De Bruyne, va bene. Andiamo su De Bruyne. 129, dai, va bene. Facciamo le deleghe per loro tre, vediamo un attimo quanto ci avanza. Allora, 84, ragazzi. No, e qui perdiamo tempo. 84 è troppo poco. Quanto c'ha Alaba? Dimmi che c'ha di più Alaba. Dov'è? Perché non l'ho scritto? Eccolo, David Alaba, 30 anni, 86. Sì, proviamo a prendere Alaba, 55 milioni. Abbiamo perso tantissimo tempo, abbiamo pagato la clausola. Di quanto diamine era la clausola? Non so di quanto abbiamo pagato la clausola, mannaggia. Vabbè, paghiamo la clausola. Di quanto cazzarola sarà mai stata la clausola? Accettiamo l'offerta, spero di non averlo pagato troppo, raga. Spero di non averlo pagato veramente troppo, Alaba. Ci rimangono comunque 400 milioni. Allora, andiamo poi a prendere il terzino. Vediamo quanto abbiamo pagato, ma se no abbiamo pagato tantissimo Alaba. Adesso andremo a vedere. Non lo so, comunque terzino destro andremo a prendere Hakimi. 113 l'abbiamo pagato, potevamo risparmiare tanti soldi ma non ci importa. Siamo di corsissima, ragazzi, potevamo risparmiare assolutamente sì. Andiamo a prendere il terzino destro, andiamo a prendere Hakimi. 80 milioni per Hakimi, 80 milioni per Hakimi, hanno accettato, perfetto, andiamo a fargli subito il contratto. E poi per quanto riguarda il primo centrocampista dobbiamo recuperare, io andrei a prendere in mezzo al campo De Jong. Devo comprare ancora due attaccanti, un trequartista o comunque un attaccante due ali. Adesso sprecherò circa un minuto a fare arrivare al centro di allenamento loro tre. Non bene, meno male che hanno accettato tutti e tre, va. Ora, quanto ci è rimasto esattamente? Ufficio, finanze, 610 milioni, vai, vola, Mbappé Haaland, vai, perfetto. Haaland, potrei prendere anche Vinicius, raga. Haaland e Mbappé lo facciamo giocare fuori posizione a destra. Vediamo un po', Mbappé, Haaland. Perché non mi viene in mente un trequartista devastante? Potrei prendere Messi, raga. Prendiamo Messi, va? A destra, che comunque in game è molto forte. Vai, prendiamo loro tre, mi avanzeranno tantissimi soldi, ma non importa. Al massimo, non lo so. Vediamo, iniziamo a vedere se coi tempi ce la facciamo. Mbappé, 250 milioni. Dai, dovresti accettare. Perfetto, fin troppo forse. Haaland, 223 ne vogliono, glieli diamo. 238, va bene. E mi sa che non...
Non riusciamo a prenderli tutti e due? Mi sa che ho fatto male i calcoli. No clausola, stipendio bassissimo, tra l'altro, ok. Haaland preso. Ah, questa animazione non mi piace. Questa animazione non mi piace. Ho solo 1 minuto e 29. Correre, correre, corsa. 1 minuto e 17, poi. Ah, ok, ce la faccio. 110 per Messi, però non so se ce la faccio col tempo. De Jong, De Jong, De Jong, De Jong, Frankie De Jong, eccolo qua. CC 87, andiamo a prenderlo subito. Subito 120 milioni per lui. E poi proveremo a prendere. E poi proveremo a prendere quello che vi ho detto prima. Quindi 147 vogliono, li riaccettiamo subito. Un altro centrocampista, chi possiamo prendere? Fammi pensare, Milinkovic Savic, che in scadenza mi sembra un aspetto molto positivo. Mi sembra un aspetto molto positivo. Sergei Milinkovic Savic, 27 anni, 72 milioni. Ok, ne vogliono 74, dicono, per chiudere. Perché sono rimasti solo 74 milioni? Quindi 75 va benissimo. Vediamo che ci dicono. 79, va bene così. Va bene così. Dobbiamo decidere se prendere l'ultimo centrocampista o il terzino. Mamma mia che ansia, mamma mia che ansia. Allora, sapete che possiamo fare? Possiamo prendere Guerreiro. No, non ci faccio niente, perché poi non possiamo trasformarlo. Allora, ignoriamo tutto, accettiamo questa offerta qui. Siamo a 1,56. Ci serve il terzino, avevo detto, di terzino abbiamo preso Teo Hernandez. Ci serve Teo Hernandez a 1,50, ci serve Teo Hernandez a 1,50. Allora, c'è una clausola, non abbiamo i soldi per pagarla, madonna che ansia. Allora, abbiamo 88 milioni, ne offro 80, vediamo se riusciamo a prenderlo. No, hanno rifiutato. Allora bisogna buttarci su un centrocampista che valga 80 milioni. Modric. Prendiamo Modric. Abbiamo 1 minuto e 15. Alla fine non faremo solamente un acquisto, ma Modric dovrebbe costare poco. Infatti costa 30 milioni di euro. Perché non ci abbiamo pensato prima a Modric, raga? Non lo so. Allora andiamo subito. 30 milioni per Luka Modric. Accetta questa offerta. Non mi dire nulla. Perfetto. Manca un minuto. Abbiamo praticamente preso Modric. Trattiamo. 55 secondi alla fine. Messi. 65 ne vogliono. Squadra perfetta, c'è solo Mbappé fuori posizione, ma va bene così. Ok, ho 27 secondi per fare il contratto. Ce la posso fare. Attenzione, corri. No, niente presentazioni. Lo so che è il miglior giocatore della storia del calcio, ma non c'è tempo per le presentazioni. Accetta, 16 secondi, 2 anni, accetta. Dai, accetta, 10 secondi. Sì, me l'hanno proposto loro. Sì, ce l'ho fatta, eccolo qua. 5, 4, 3, 2, 1, Vado da sequel. Tempo. Timo, eccoci qua. Io ce l'ho fatta sul gong proprio, a chiudere l'11° giocatore. Allora, io ne ho presi 10. Ok, io te lo giuro, quando poi vedrai il video, proprio era 3, 2, 1, mi ha accettato il contratto. Che fortuna. Mamma mia. Io però mi sono reso conto, sto trasformando non te lo dico. Sto trasformando un giocatore che ho preso in un ruolo che mi mancava. In modo li hai già che messi giocatore... tutti i titolari? No, ora li sto mettendo titolari. Ok. Un ruolo che comunque non ho preso, secondo me potrebbe ricoprirlo un giocatore che già c'è, perché comunque è valido. Ok, allora mettiamoli tutti e due i titolari e poi ci leggiamo le nostre squadre, dai. Allora, ci sono. Ci sei? Ci sono. Sono sulla schermata con tutta la formazione messa vai, in campo. Vai, dimmela. Uno per uno, allora, vai. In porta Neuer. 4-3-3 in linea. Ok. Difensore centrale Marquinhos e vicino a lui ho tenuto Senesi. A sinistra Alaba, mentre a destra Hakimi. A centrocampo la linea 3 è De Jong 87, Milinkovic Savic 86 e Modric 88. Il mio attacco è Messi 91, Neymar 89, Harry Kane 89. Allora, abbiamo pochissimi nomi uguali e tu hai puntato tanto sui vecchietti. Ora ti dico la mia. Io ho fatto un 4-3-3 col mediano, Neuer ovviamente in porta perché lo sappiamo, si paga pochissimo. Di Lorenzo, Smalling, Bremer, Parisi, quindi sono rimasto fedele. Poi centrocampo, Kanté, De Bruyne e McAllister, perché McAllister mi fa sempre tantissimi gol nelle simulate e poi anche a giocarlo è buono. E davanti ho sgravato Messi a destra, Mbappé a sinistra col cambio ruolo e Haaland davanti. Mamma mia. Sì. Ho speso letteralmente tutto quanto. Non mi è rimasto nulla. Adesso ti dico quanto mi è rimasto, aspetta. Mi sono rimasti 9 milioni su un miliardo. Madonna mia, no, io a me mi è rimasto qualcosa, mi è rimasto 49, ma perché avevo intenzione di prendere Cancelo, ma era in prestito, okay. Mi ero dimenticato. Ah, ok. E allora adesso andiamo al 30 di maggio, anche tu se ci sei dimmelo, che sì. Andiamo a simulare fino a fine stagione e vediamo chi arriva più avanti andiamo. E chi invece perderà alcuni giocatori. 3, 2, 1, ragazzi, per voi, grosso taglio e ci vediamo a fine campionato. Allora io ci sono, Simo, 30 maggio, te? 31 come al solito perché sbaglio sempre, però ci sono. Ti dico che allora ad occhio non è andata benissimo, cioè...
per niente bene. Ma io ti dico non che voglio. Non vediamo come siamo andati. Andiamo okay. su Abrosa. Ok. Tu a sentimento come sei andato? Allora, io a sentimento bene. Abrosa. Beh, dai, Kane mi ha fatto 24 gol e 5 assist. Neymar 21 gol e 10 assist. Messi 13 gol e 4 assist. Vuoi sapere il mio Haaland? 36 gol ha fatto. Porca vacca. Però Mbappé ne ha fatti solo 16. McAllister mi ha deluso. Mi aspettavo 10 gol e 10 assist. Ha fatto 3-1. Solanke ha giocato 13 partite. Non voglio sapere il perché. Smalling ne ha giocate 32. Non voglio sapere il perché. E andiamo a vedere. Ho paura. Ho tanta paura di perdere tanti giocatori. Aspetta che apro la tabella sotto mano. E a voi adesso apparirà schermo. Ok, ci sono. La tabella sotto mano. Classifica. Mamma mia, che male. La mia fa molto male. Quanto sei arrivato? La tua no, fa male? No. Cioè, non benissimo, ma non io malissimo. No. Partiamo dal fatto che non sono in Champions. Ah, no, io sono in Champions invece. Mamma mia, io sono arrivato al nono posto. Oddio. Come sei arrivato in posizione? Secondo. Secondo, quindi hai fatto una caterva di punti? Io ho fatto abbastanza. Io ho fatto 57 punti. Ah, sì, va bene, ho fatto 81. Quindi vuol dire che ci sono più di 20 punti di differenza e vuol dire che devo cambiare tutti gli 11 giocatori del mio Dream Team. Ho sbagliato tutto, Sick. E tu invece tieni tutta la squadra. Allora adesso dobbiamo andare a sfidarci. Io avrò la squadra del Mormouth, neanche quella originale. Perché non ti ho detto che quando perdi un giocatore devi cambiarlo con il peggiore che ti consiglia FIFA in quel reparto. No. Mentre tu avrai la squadra al completo. Andiamo a creare le squadre. Voglio piangere, Simo. A dopo. Allora, Simo, io purtroppo ho dovuto impostare la mia squadra. La state vedendo a schermo. Non è neanche la squadra originale del Bournemouth, perché per ogni giocatore ho premuto triangolo e ho messo il giocatore più scarso che c'era per overall in quella statistica. Quindi ti dico che mi ritrovo con Bevan, 57 difensore centrale, Sadi, 57 alla sinistra, e poi il migliore della squadra ha 74 Cook come trequartista. Tu invece immagino che hai la squadra di prima. E io ho la squadra di prima. Neuer, Senesi, Marquinhos, Hakimi, Alaba, Messi, Modric, Milinkovic, Neymar, Neymar, Kane. Aspetta che ho pure sbagliato, guarda, guarda, non c'è problema, sbaglia pure. Io ti dico che adesso dovremo sfidarci uno contro uno e io incrocio le dita e prego tutti i santi. Ti invito, Simo, ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. Ok, Simo, ci siamo. Come vedi, sono belli diversi i valori, perché tu hai 89, 81, 81, io 70, 72, 69. Io non so quale santo pregare, ma diamo il via a questo match, mi distruggerai, ma vabbè, andiamo. Te come sei? Sei forte, Simo? No, guarda, c'è possibilità che tu mi possa battere da così. Addirittura. Vediamo, non so quanto sei forte tu. Va bene. Vediamo, dai. 3, 2, 1, calcio d'inizio. Buona partita, Sick. Buona partita a te. Vediamo un po' che succede, va. Io ho paura. Ma c'hai una squadra trovarda? Ma non vanno avanti. Neymar. Io voglio piangere. Ma me ne fai tre. Oh, ti giuro, però. Simo, se perdi contro questa squadra devi nasconderti, ma è probabile. Guarda tu come giochi. Guardalo, Stanislas. Ma chi è? Stanislas! Il tiro! No! 1-0! No! Stanislas! Non è possibile. Non è un buon inizio. Non è un buon inizio. No, attenzione. Errore incredibile. No, non l'accetto, è il GDM, sì, il GDM non l'accetto, sì, il GDM non l'accetto. Il GDM con questa squadra con Harry Kane, palla di indecente, Messi. Indecente il GDM hai fatto. Ah. Allora io ti faccio lo schema del dragone viola, anzi lo schema tortellino. Guardalo lo schema tortellino come funziona. Ma con questi giocatori non funziona lo schema tortellino. Se meglio Stanislas, è partito il mio idolo Stanislas, non lo fermano. Si rigira. Mamma mia. Rigore no, direttore no. Sì, vabbè, ma i miei non ce la fanno, recuperano palle e la perdono. Dai, sì, ma sì. Io faccio no. Sì, ma io faccio tutti i movimenti giusti e sono talmente scarsi che la perdo. Guarda! Ma guarda! Palla dentro. È partito J Pata. è partito J Pata come quello no. vero. Come quello vero. No. Attenzione, il buco. Off Samuel, il nome è simile. Off Samuel. No! Non è vero. Dai, Samuel la metteva dentro comunque. Sì, questo è vero. Oh, Samu. Lui riprova. No. Ma che gol ha fatto? No. Ma che gol ha fatto? No. Semenio. Questo è bello. Credo che manco si chiami Semenio quel tipo. Forse si chiama Semento, non lo so. No, ma si chiama Samuel Frie si chiama. Ah, Semenio si chiama.
mamma mia come si mette male Ragnar, ti prego, para la Ragnar! E tutto prende... Sì, vabbè. Semenio, gira per Sadi, gira per Cook, andiamo a cucinare, andiamo a cucinare il gol! Time verde, 3-1, Sick! Ah, cavolo, cavolo! È partito Ragnar! È partito, non lo fermano, unstoppable Ragnar, non ci credo, Ragnar è partito, no, è ora la porta è sguarnita, era un tiro o un cross? Cosa hai premuto? Era un tiro a pallonetto perché avevo paura che me la sparasse in curva. Non ci credo. 3-2, vabbè. Palla in avanti. Vai, vai, vai. Giù. Faccia per terra. Oh, c'ho la squadra di 11 scappati di casa. No. Hai sbagliato, meno male. Dai, perde tempo, vergogna. Oh, ma dai, già, guarda che squadra c'ho. Sadi la può tenere verso la bandierina. E la tiene verso la bandierina, Sadi. La va a portare alla bandierina. È finita. No. Non vince. No. Sì. Let's go. Mamma mia. I nostri allenatori si danno un bacio in bocca, non so perché. Grazie, Sick, per aver partecipato a questa sfida. Mi spiace che è finita male, ma avrei modo di rifarti con altre challenge sul canale che andremo a registrare in questi giorni. Grazie a te, io sono disperato, guarda. Io sono proprio disperato. I miei giocatori li guardo, dicono: ma chi me l'ha fatto fare a scendere in campo con Sequel? Vabbè, Simo, ci sarà modo di rifarsi. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se ancora non l'avete fatto, mi piace, un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bella! Ciao, raga!